Benvenuti da Claudio Brachino a questa nuova puntata di Primo Piano. Italpress vi porta a conoscere l'attualità attraverso i suoi protagonisti. Oggi tocca alla politica. È un protagonista Claudio Durigon, Grazie. sottosegretario all'economia. Grazie di aver accettato il nostro Grazie invito. a voi. Esponente importante della Lega, insomma, quindi con un incarico anche importante di governo. Però prima di parlare di quello che fate in questo ministero importante per la nostra vita, quindi la nostra ripresa del Covid, dello stato di salute dell'economia italiana, oggi 29 luglio, insomma, il grande tema è la giustizia. Insomma, una giornata caldissima. Che Molta. succede? Che succede? Visto che a fine Beh, di questa intervista lanciamo subito le agenzie. stiamo mediando, Giulia Bongiorno insieme a Matteo Salvini sta cercando di trovare soluzioni sulla riforma della stessa giustizia. Credo che inserire oltre i reati di mafia importantissimi, ma anche quelli che riguardano lo stupro, è importante, La droga. e la droga, è importantissimo metterle in correlazione su che vengono punite immediatamente queste persone. Quindi credo che questo sarà un tema importante che porteremo a casa, speriamo, nel più breve tempo possibile. Ma si arriverà poi alla fine a una, diciamo, trattativa razionale o alla fiducia, come si C'è dice? tanto fermento in questo momento, ma credo che alla fine troveremo una soluzione. Insomma, come sempre, questo è un governo anomalo, no? Vabbè, certo. Che nasce da tante forze che si mettono insieme per poter andare avanti su questa emergenza. La riforma della giustizia è uno dei temi importanti che ci chiedevano per il PNRR, quindi oggettivamente credo che verrà anche qui trovata una sintesi e una soluzione su tutto. Senta, le faccio questa domanda, al di là del fatto politico, a lei piace questa riforma Cartabia così com'è o pensa che poi, questo è sempre il mio pensiero, io penso che la vera riforma la fanno gli italiani perché il suo capo politico, il segretario Salvini, con i radicali sta mettendo in piedi davvero una macchia di consenso sui referendum molto importanti, quindi alla fine è un po' una mezza occasione persa, no, dalla politica, anche se c'è questo governo, come dite tutti dentro, se poi diamo, per quanto i referendum siano il sintomo della nostra democrazia e l'espressione della nostra democrazia, lo facciamo decidere ai cittadini quando invece poteva essere decisa razionalmente dalla classe politica, no? Vede, la forza che si ha con un referendum, con milioni di persone che firmano e con il voto del referendum è sicuramente più importante e dà una forza in più al Parlamento per poter agire su quelle azioni. Diciamo che i sei referendum messi in campo non hanno attinenza su quello che è la riforma odierna, ma allo stesso tempo però la riforma ha dei principi fondamentali, cioè quelli di ridurre quello che è il tempo del processo. Io rimango purtroppo basito su alcuni processi che durano anni e anni e anni e poi addirittura si riesce anche assolti, come in alcuni casi sono Il successi. tema, così chiudiamo un po' la pagina sulla giustizia, il tema è sempre lo stesso, questa parola prescrizione che poi in fondo per certi versi ha fatto cadere il Conte bis, no? Perché poi non si è neanche andato in Senato perché non c'era un accordo. Allora ci sono due temi, diciamo per il pubblico che ci segue e che non è un esperto di giustizia tutti i giorni, cioè che a forza di parlarne l'opinione pubblica pensa che da un lato togliere la prescrizione significa favorire, no? L'impunità. Dall'altra parte c'è chi dice che in fondo in realtà noi abbiamo bisogno di fare processi brevi e certi, dove non si deve garantire niente a nessuno, ma senza, cioè, come dire, il giusto processo non è per forza deve passare da una prescrizione così come l'ha visto il Movimento 5 Stelle, o sbaglio? Assolutamente, anzi, la prescrizione pone delle libertà nel momento in cui il processo è troppo lungo e quindi lede la libertà degli uomini, insomma, e delle donne che in qualche modo capitano sotto queste brutte forche caudine, insomma, come si può dire. Oggettivamente credo che il tema della riforma giustizia è stato anche nel Conte 1 uno dei temi salienti di contrapposizione. Io ricordo quando la Bongiorno in qualche modo cercava di trovare soluzioni con il Movimento 5 Stelle, con l'allora ministro Bonafede, è sempre stato un momento di difficile trovare sintesi. Credo che oggettivamente siamo di fronte a una riforma equa, che riduce i tempi dei processi, dà la certezza della pena, perché questo è importante. Addirittura adesso, secondo me, nei reati di mafia, di stupro e di droga, che sono reati pesanti, secondo me è giusto che ci sia un impatto ancora più importante. Credo che ci siamo vicini, e dopodiché toccherà invece al popolo decidere come, quando e dove trovare la vera riforma del sistema giudiziario. Certo, oggi ho letto su un quotidiano, mi sembra La Repubblica, una ricostruzione, non so quanto, era molto precisa, sembrava che stesse lì il cronista anche lui, non so se si è calato con una carrucola o
o ha messo un troia, non so che, ovviamente è meglio non giocare su queste cose, una ricostruzione del dialogo che c'è stato fra il Premier e Salvini, no? Come dire, un attimo, calma, non mettiamo pure in questo Consiglio dei Ministri anche la scuola, il Green Pass, i trasporti, questo. Le cose, andiamo una cosa alla volta, prima la giustizia e poi vediamo. È una ricostruzione, al di là delle mie battute sulla presenza. Ma è una ricostruzione che anche Salvini stesso ha detto, insomma, sì. Quando cerca giustamente di trovare soluzioni. Guardi, è un governo difficile per le loro caratteristiche, quindi chi ha più buonsenso, chi ha più volontà di capire i momenti più opportuni per inserire alcuni contesti, alcune norme, alcune situazioni, secondo me lo deve portare in questo momento. E sono contento che anche sulla riforma di questa giustizia c'è proprio Matteo che sta cercando di dover mediare insieme a Giulia Bongiorno. Senta, a proposito del Conte 1 che lei ha citato, lei, insomma, lo sanno tutti, è il papà di quota 100, no? Poi in questi giorni c'è stata una polemica, per certi versi un po' surreale, è ritornata come consulente del governo Draghi la Fornero e Salvini giustamente l'ho sentito in una dichiarazione, ha detto non si ritornerà mai alla Fornero, insomma alla fine questo... che effetto le ha fatto a lei che è papà di 400? Mi ha tranquillizzato il fatto che mi dicono che non sono occuperà di pensioni, quindi già questo è importante, no? Ma scherzi a parte, è stata scelta da altri, insomma, e quindi ognuno può scegliere chi vuole o chi meglio lo possa rappresentare. Io spero che non rappresenti di certo di tornare a quella legge, insomma, credo che debba essere fatta una riflessione importante. Sul lavoro specialmente ci sono grandissimi temi in atto, che parliamo di ammortizzatori, parliamo quindi di fuoriuscita dal mercato del lavoro, parliamo di politiche attive, parliamo di incentivi alle assunzioni. Stiamo vivendo un periodo storico molto importante. Io pochi giorni fa ho incontrato anche il presidente del Lance e mi spiegava dove manca manodopera. Questo è un altro tema, come gestire al meglio anche il reddito di cittadinanza, perché oggettivamente è una misura che può servire, ma credo che deve andare sempre più in direzione del lavoro. Siamo tutti d'accordo, forse anche i grillini stessi lo sono, almeno quelli più onesti intellettualmente, che il reddito di cittadinanza nella parte della formazione attualmente non funziona. No, quindi così come un sussidio, un costo, un po' fine a se stesso, eticamente giusto per i più poveri, ma eticamente ingiusto se lo prendono persone che poi non ne hanno diritto oppure che non lavorano, insomma, no? O che non lavoreranno. Eticamente è giustissimo, però non possiamo non difendere invece non solo il sussidio, ma l'entrata nel mondo del lavoro di queste persone. Cioè il principio è aiutare queste persone ad uscire dal sussidio e non ad entrare nel sussidio. E quindi questo le politiche attive e anche alcune norme che possono rivedere anche il reddito ci devono essere per trovare soluzioni, ma naturalmente diciamo anche che il reddito ha trovato delle soluzioni adeguate in questo periodo di pandemia, quindi è stato anche opportuno. Va trovato la giusta misura per non far sì, per esempio, che i 200.000 persone che mancano nel settore costruzioni non si trovino, e questo sarebbe davvero grave. Poi torniamo al generale con la scuola e il Green Pass. Stiamo un po' allora all'economia. Come va la ripresa post-Covid? Ci sono segnali positivi, qualche volta sentiamo segnali negativi, i numeri però sono confortanti. Dal suo ministero qual è il quadro che avete, almeno anche per l'autunno, che sarà un momento difficile, no? Finite le vacanze? Allora, i numeri sono molto importanti, la nostra crescita sta andando molto bene, quindi sono dei numeri che hanno rimesso in moto il mercato, anzi una crescita ancora più di altri paesi europei, quindi fa sì che ci sia una buona speranza. Oggi è normale che l'attenzione principale è di non ricadere in mini lockdown o situazioni similari, quindi su questo diciamo che il piano vaccinale che è stato messo in campo ha dato grandi risposte. Io ricordo quando siamo entrati, uno dei grandi motivi per cui siamo entrati, abbiamo cambiato quello che è il sistema vaccinale, e devo dire che con Figliolo abbiamo messo in campo, nelle mille difficoltà che abbiamo trovato, ma abbiamo messo in campo un piano vaccinale dove tantissimi milioni ormai sono già vaccinati. Da qui ecco il Green Pass che in qualche modo è stato inserito, lo si deve guardare un attimo con il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Sicuramente lei ha alcune libertà, ma sicuramente può dare un respiro diverso. Scusi se faccio una deviazione, ma i suoi colleghi di partito che sono andati in piazza, se capisce, se contro il Green Pass o contro i vaccini, poi adesso si è creata una confusione comunicativa, voglio fare un po' di precisazione giornalistica. Il Green Pass è una cosa, i vaccini sono un'altra. Poi c'è un rapporto dialettico, ovvio, uno può dire che il governo usa un
Green Pass un po' più restrittivo, come moral suasion, per fare i vaccini, non arrivare a fare un obbligo, allora, che sarebbe democraticamente un po' pesante. Però sono due cose un po' diverse. Ma i suoi colleghi di partito hanno fatto bene o hanno fatto male? Guardi, innanzitutto, lei ci sarebbe andato? Io non ci sono andato, quindi è sinonimo. Io mi sono vaccinato il 21 di maggio, il secondo dose, quindi sono nel pieno Green Pass. Io pure ho due dosi, quindi un'intervista questa in piena logica in piena di logica questa Green intervista Pass. Politically corretta. No, ma io penso questo. Dato, la Lega non ha detto a nessuna manifestazione questo, però il vedere anche lì persone, medici, famiglie, bambini che in qualche modo manifestavano questa attività, ci deve perlomeno far capire dove siamo e come dover no, comportare. Questo, anche nel rispetto, secondo me, della libertà di espressione delle piazze. No, no, tutte le volte le piazze ci piacciono o non ci piacciono, a seconda delle cose. È vero che Mattarella ha fatto un richiamo importante, però le piazze hanno il loro diritto in democrazia. Anzi, secondo me, no? Fatto in quel modo, nel senso dove è stato fatto bene, credo che sia giusto che ci debbano essere ascoltati. No, ma sai perché dico questo? Perché poi alla fine una delle polemiche costanti sul suo partito, non su di lei, è che, come dice, eletta di Lega di lotta di governo, no? Un po' dentro, un po' fuori. Però guardi, io penso che sia legittimo, sì, che uno possa manifestare anche nello stesso partito, insomma, che può esprimere quello, anche perché poi ci sono gli emendamenti, non è che non abbiamo emendato quello che è questo Green Pass, quindi ne faremo tanti, ne faremo alcuni, cercheremo, sì, di anche votarlo, quindi io non vedo una discrasia tra chi è andato in piazza e chi no. Credo che sia giusto emendarlo, trovare soluzioni adeguate. Certo, ci sarà il Parlamento che si può esprimere, insomma, questo credo. Senta, che sia tema scuola e tema vaccini sulla scuola. Io ritorno sempre al suo segretario. Io una volta sono andato in un talk dove si parlava sempre solo di Salvini, ho detto, al di là ora della non è un giudizio di valore, dico, proviamo un po' a desalvinizzare il dialogo, perché sennò veramente ci accompagna, certo, in ogni tratto della vita. Però in questo caso il suo capo politico sulla scuola è stato chiaro, insomma, come dire, mio figlio, i giovani, insomma, molti dubbi. Dico che sono dubbi legittimi, io per esempio non faccio una violazione alla privacy, per esempio ho un figlio molto giovane che è una vittima della DAD, secondo me attraverso l'analisi psicologica di mio figlio ho visto tutti i danni della DAD. E indubbiamente non dico che è diventato mezzo Novax, ma ci manca poco, no? Perché poi trovano informazioni sul web, sentono la loro vita negata, dicono, sì, ma noi siamo troppo piccoli. Sarà molto delicato questo tema, no? Perché forse si potrà istituire una sorta di norma per i docenti, ma quando si parlerà di una norma per tutti i ragazzi, anche quelli giovani fino ai 12 anni, che facciamo? No, io devo essere sincero, anche qui... No, ma qui conta solo la sincerità. No, la sincerità, nel senso, cioè, a parte insomma l'ideologia che ognuno può avere di Novax o Sivax, non credo che sia un tifosi, essere tifosi, come ha già detto Matteo su questo. Io credo che deve riflettere una libertà. E quindi se il genitore, se il ragazzo, insomma, in qualche modo... decide di non avere il vaccino, credo che sia opportuno che questo, certo, venga intrapreso. E noi dobbiamo invece, il compito della stessa politica è quello di far sì che si arrivi a scuola nelle giuste condizioni, quindi i veri trasporti, mettere in campo i trasporti, mettere in campo tutte quelle caratteristiche che ti faranno andare i ragazzi a scuola in sicurezza. Questo secondo me è determinante. Credo che ci siamo su questo ambito, quindi non abbiamo messo l'obbligo di vaccino per nessuno, certo, ancor meno insomma per i minori di, io non dico 12, di 18 anni, secondo, certo, me vanno valutati, e anzi secondo me è da tener conto. Senta, per quanto riguarda, le faccio una specie di schema per l'autunno, no? Io sono convinto che dobbiamo essere chiari con l'opinione pubblica. La pandemia non è una cosa che dice domani mattina è finita, c'è un giorno della fine. Noi andiamo verso una forma di convivenza col virus più o meno lunga, speriamo il più breve possibile. Ma questo per dire che ci sarà una normalità e in fondo anche una nuova normalità, di cui faranno parte il vaccino, di cui farà parte il Green Pass, che è un documento che ci dovrebbe permettere in senso buono di recuperare alcune attività sociali, andare allo stadio, andare al cinema, certo, poterci vedere, poterci abbracciare, poter fare delle, concordo, cose, eccetera. Allora, forse non è questo, e questo riguarda anche l'economia, perché in fondo il Premier Draghi ha detto senza questo si torna a chiudere, e se noi chiudiamo siamo morti,
siamo d'accordo su questo. Allora, noi dobbiamo cercare... Se la convince, no, il quadro generale che ho fatto, perché è, nella sua semplicità è una mutazione di prospettive, no? No, io sono convintissimo di questo, cioè che noi dobbiamo convivere con questo virus, e penso che sia ormai consono e un po' tutti quanti, però dobbiamo anche essere positivi. Noi vediamo anche i dati adesso in Inghilterra, no? Hanno avuto un picco, mo stanno rimettendosi a posto, anche meno ospedalieri, meno terapie intensive. Vediamo anche oggi i dati che si leggono, insomma, che ci arrivano, si parla di chi va in ospedale, circa il 95% delle persone che vanno in ospedale sono tutti non vaccinati, quindi oggettivamente sta avendo una sua evoluzione diversa anche il rapporto tra virus e quello che è l'impatto sanitario. Ecco, se questo comincerà sempre a calare di più, noi credo che torneremo a una vita più normale possibile. Sono convinto che non ci saranno più lockdown, non vorrei... Sono stanco anche dei messaggi che arrivano sempre di negatività, cioè dobbiamo cominciare a mettere... Io sono contrario anche io all'apocalisse per quanto riguarda la mia categoria, non giudico i politici. Credo che sia... ma se mai virologi. Se poi devo dire la mia sul Green Pass, ecco, io credo che è giusto per alcuni temi e forse esasperato per altri, nel senso di, faccio un esempio pratico, credo che il ristorante in quattro persone, in due persone... Ma chi vigila nei ristoranti? No? Primo, dobbiamo mettere a parte quello che sicuramente conta sempre la responsabilità degli italiani, credo che sia anche, hanno dimostrato in questo periodo di averla, ma quello vero che dico io, cioè, non credo che se due persone vanno in un ristorante possono avere una determinata, insomma, profilassi di, insomma, diciamo così, la posizione di Durigon, in fondo, di Salvini e della Lega è una posizione, mi permetto una sintesi, come dire, sia Green Pass per le questioni macroscopiche, un po' meno invadente sulle questioni del micro quotidiano. Sì, io dico per esempio per le manifestazioni, faccio un esempio per lo stadio, per quello che, per ampliare anche i soggetti che possono andare a un concerto, per quello che potrebbe essere tutte quelle attività dove ci sono più persone, che quindi possono davvero avere un impatto invasivo, quello che può essere il virus, ecco lì secondo me è giusto contenere ed è giusto avere questa formula. Oggettivamente anche gli emendamenti che stanno presentando la Lega, so, anche in Parlamento, vanno in quella direzione, ecco perché io tutto questo stranezza che si vede sul fatto che qualcuno dei nostri sia andato in quella piazza possa essere determinato dal fatto che di una contrarietà totale, io non credo che sia questo. La Lega non ha dato il suo assenso alle manifestazioni, ma dà il diritto, di, visto che presentiamo anche emendamenti in quel senso, di poter porre variazioni. Le faccio un piccolo passaggio storico legato alla mia generazione, quando ero un giovane anchorman, diciamo, emigrato a Milano. Vedevo le cerimonie dell'Ampolla del Po, poi vedevo Bossi a Roma, no? E giustamente gli analisti di politica dicevano: vabbè, però Bossi è molto bravo nel doppio linguaggio, insomma, quando parla ai suoi va a fare l'Ampolla del Po, quando va a Roma sa fare politica. Non so se glielo dico perché fa parte anche della storia della politica degli ultimi 30 anni. Ma poi no? Questo è un governo che prevede questo. C'è chi pensa di andare al governo e imporre, che ne so, la flat tax come vorremmo noi, o la patrimoniale come vorrebbe il PD, faccio un esempio, sbaglia. Questo è un governo dove c'è un personaggio importantissimo, bravissimo, e ci sta dando una visione molto importante economica per l'Europa, ma per il mondo, in Italia, che è il Premier Draghi. A fronte di questo c'è un Parlamento che può migliorare e portare avanti alcune politiche, naturalmente sempre previo un consenso. Le faccio due domande generali, so che ho poco tempo, vedo che anche il cronometro se ne va in fretta. Come sono i rapporti con la signora Meloni dopo la questione Rossi? Insomma, no? Sempre dico il mio pensiero che un consiglio di amministrazione di un'azienda importante come la RAI è una cosa, e poi, diciamo, la gestione della politica nel suo complesso un'altra, però dico, come sono i rapporti? Ma guardi, noi ci confrontiamo, stiamo confrontandoci in tutte le varie attività che competono in queste ore, cioè certo, nell'attività di trovare i sindaci. E in questo caso lei vive a Roma, darà una mano a Michetti, giusto? Assolutamente sì, il sindaco è Michetti, tra a breve faremo anche i presidenti di municipio, c'è un confronto. Da alleati, insomma. Come sta andando le campagne? Quali sono i sentiment che ha lei? Ma io penso che su Roma credo che finalmente si può giocare e si può portare a casa il risultato. Ci sono quattro candidati forti in lista, diverse, insomma, tra Calenda, Gualtieri, Michetti e la Raggi uscente. Il delirio che noi viviamo a Roma, cioè quello che viviamo ogni giorno dal
da purtroppo i rifiuti a tutti i disastri insomma, di questa amministrazione, si può finalmente portare un vento nuovo, non quel vento che voleva la Raggi. Questo vento può rappresentare Michetti, perché credo che ha anche le competenze, sa che significa davvero una determina, una delibera dal primo giorno. Siamo pronti a trovare soluzioni su questa città e soprattutto, mi perdoni, che vedo anche il cambiamento che c'è di opinione. Io credo che questa volta il centrodestra può davvero vincere. E stesso sentimento su Milano, avete fatto una scelta, devo dire, coraggiosa. Conosco il professore, non conosco il professor Bernardo per quello che fa per il mondo dell'adolescenza, perché giornalisticamente me ne sono occupato e in quel campo è un'eccellenza indiscutibile. Sì. Avete preso una persona dalla società civile, come si dice, no? Lì è ancora più civico, fammi passare il concetto, lì è ancora più civico, una persona davvero in gamba. Credo che anche lì, dai primi sondaggi che abbiamo visto, è un testa a testa, e credo che anche lì ci potrebbe essere la vera sorpresa anche lì di questa tornata elettorale. E Durigon candidato presidente per la Regione Lazio? Che si vota la Regione Lazio? Mi sembra di sì, insomma, così ho visto. Non mi sembra adesso, io non ho un'agenda troppo lontana. Prima c'è il Presidente della Repubblica, chi farà il Presidente della Repubblica allora? Io, se devo dire, spero che ci sia un Presidente della Repubblica che ci possa rappresentare in Europa e nel mondo come ci sta rappresentando Draghi adesso. Va bene, allora, però insomma, questa è già una mezza affermazione. Io la ringrazio, insomma, tanti sono i temi, ma il tempo è questo, ma ci rivediamo in autunno che facciamo il check. Molto volentieri. Subito prima o subito dopo il voto, sono 20 milioni di italiani, le grandi città. Speriamo che queste città cambiano. È una prima risposta sicuramente degli italiani, diciamo, del voto, del valore del voto, diciamo, io mi auguro che sia una post pandemia, comunque sicuramente dopo almeno la fase grave della pandemia. Quindi sarà sicuramente un tagliando importante quello che faremo. Bene, grazie a Claudio Durigon, sottosegretario all'economia, esponente della Lega, grazie a voi che ci avete seguito, alla prossima puntata di Primo Piano. Arrivederci.